rimanga accesa questa novità. Adesso Alessia e loro decideranno se dovete vedere prima o vedere dopo, poi io vi passo la parola per qualche minuto all'ingegner Cosi, che vi spiegherà il concetto di quello che noi abbiamo fatto. Rinnovo ancora i ringraziamenti da parte mia, da parte di Giovanni, che è in ritardo perché oggi ha avuto altri ospiti che potevano venire solamente dal pomeriggio. Vi ringrazio ancora tutti, buona serata. La moto, il motore ha una forza particolarmente stretta.
debbano lavorare almeno un anno, due o tre per raggiungere, cioè questo è il nostro obiettivo. Il motore ha poi un contratto di bilanciatura, che adesso è porto dietro i cilindri, cambio estraibile come tutte le mie usa, è compattissimo perché ha un layout tale per cui gli alberi del cambio sono uno sopra l'altro, il motore del cambio è di sopra ancora di tutto quanto, per cui il motore è veramente cortissimo. E qui veniamo poi alla parte, diciamo che purtroppo la parte del leone, che è la parte elettronica. Anche dal punto di vista dell'elettronica abbiamo fatto un salto generazionale molto importante. La moto è il full drive wire, per cui non ha più il cambio di gas. E abbiamo sviluppato una centralina, un'elettronica, non voglio dire nostra, perché è un marchio, non è un marchio di Reusta, è un marchio Eldor, che è un nome nuovo nel motociclismo, per quanto sia già presente in maniera importante nell'automotive, su automobili di altissime prestazioni e anche su qualche moto di grande produzione, ma di bassa gamma. Abbiamo abbandonato gli Attimarelli e abbiamo scelto Eldor perché all'interno delle fatte esperienze di Augusta abbiamo tutte le capacità di gente che ha lavorato nei Gran Premi e che ha portato avanti questo tipo di applicazioni elettroniche. Abbiamo tutte le capacità per sviluppare delle specifiche elettroniche di assoluta avanguardia. Però il limite che purtroppo si trova quando si va a lavorare con fornitori automotive di grandi dimensioni è che tu puoi avere 200 idee, ma poi in realtà alla fine in produzione le puoi mettere solo 5. Con Eldor abbiamo cambiato rotta, abbiamo potuto sviluppare una centralina dove anche l'hardware è nostro, quindi è una centralina a tutti gli effetti Eldor in via Russa, e soprattutto tutta la parte software è stata ed è ancora in questo momento in via di sviluppo con specifiche totalmente nostre. Noi vogliamo che l'obiettivo è raggiungibile da questo punto di vista, noi vogliamo portare nella classe 600 tutte le ultime novità di tipo di gestione motore e di elettronica che sono presenti nella classe decina, quindi cambi elettronici di ultima generazione, possibilità di personalizzazione, vorrei dire mai viste, perché in realtà oggi nella mappatura, perché oggi si scelgono delle mappature, una, due, anche tre a volte, ma sono già mappature predefinite in maniera molto rigida dall'azienda. Noi stiamo lavorando sia su questa soluzione, che ovviamente è la più facile, ce l'abbiamo già in produzione, quindi non c'è niente di nuovo, sia anche sulla possibilità di consentire all'utente personalizzazioni distinte, in particolare proprio sul rapporto, potendolo fare con il drive wire, sul rapporto tra manetta, diciamo così, coppia e manetta. Si potrà scegliere in maniera molto più specifica, molto più precisa di oggi, se avere un motore in grado così di morbidezza e di risposta del motore rispetto alla manovra del gas. Questo sarà un punto. Per passare poi alla parte telaio, alla parte moto telaio, anche qui ci sono delle innovazioni molto importanti. Come le mie gusta, lo schema generale del moto telaio non cambierà, sarà sempre un misto tra rigidi tubi più piastre laterali in alluminio. Però con le T3 ci si è potuti spingere oltre rispetto alle T4. Già la T4, in questa 2010, ha avuto una rivisitazione della geometria delle piastre laterali. Però i gomiti del motore delle T3 hanno consentito, e lo vedrete, di avere una zona centrale della moto veramente molto molto snella e leggerissima. Infatti
pensiamo che veramente si